Marino è arrivata la quinta vittoria consecutiva un Vicenza che anche oggi ha rischiato poco, ha fatto vedere bel calcio, forse nel secondo tempo c'è stato un po', un po' di calo. Sì, abbiamo perso il controllo per un periodo, un quarto d'ora il controllo del gioco e loro hanno avuto un'occasione un importante, ecco, per fortuna poi quella giusta l'abbiamo messa dentro e quindi è stata una partita rispetto alle ultime abbastanza sofferta. Un Crotone che si è difeso molto al primo tempo, 10 giocatori dietro la paglia, era difficile trovare gli spazi e poi alla fine insomma, è arrivato questo bel gol di Giacomelli. Sì, sono... alla vigilia avevo detto che era un po' difficile per come giocavano i nostri avversari, come si chiudevano bene, come hanno fatto in diverse partite in campo esterno. Poi nel secondo tempo hanno avuto anche la possibilità di, di, di fare un po' di un po gioco e qualche volta siamo ripartiti, però ripeto è stata una buona partita da parte del Crotone e, e i ragazzi sono stati maturi a non perdere il controllo della partita stessa. Quinta vittoria consecutiva. Adesso gli obiettivi di, della stagione cambiano oppure rimangono sempre quelli? Noi siamo abituati a vivere la giornata, per cui la prossima volta la prossima partita è venerdì da domani perché non c'è neanche il tempo di riposare e cominciamo a pensare a questo. Questa è tutta giocata contro il Bologna, una squadra che dovete battere per riuscire ad agganciare, insomma sarà una partita molto dura. Addirittura batte come una passeggiata di salute. Vabbè, affrontiamo una squadra che secondo me come organico è la più completa del campionato, si sono rafforzati ulteriormente mercato di gennaio per cui c'è cioè, il fatto di non essere tanto distante per, i biotti, per gli obiettivi nostri e loro è un motivo d'orgoglio per quello che Vicenza sta facendo però certamente no, non partiamo battuti. Ma ora vi ho detto, bella vittoria di Vicenza, avete rischiato poco ma in situazioni delicate i tuoi interventi sono stati importanti, insomma una tranquillità che porta Vicenza a tante vittorie. Sì, no, oggi come dicevo prima è stata una partita magari un po' più sofferta di altre, non dal punto di vista delle occasioni, comunque loro sono una squadra che gioca a calcio, nel secondo tempo si sono messi a giocare, noi siamo stati bravi comunque a superare il momento di difficoltà e a colpire, e a colpire dopo. Poi ci siamo organizzati bene, non abbiamo subito tanto e in alcune situazioni le abbiamo sbrogliate bene, quindi è andata bene così. Infatti riesco a da quello di sottovalutare l'avversario che è ultimo in classifica, ma insomma, oggi di ultime classifica veramente non se ne sono visti. Ma sapevamo benissimo che Crotone ha questa classifica che ripeto secondo me è bugiarda, è una squadra che gioca bene a calcio, che ha una buona, un buon organico, ha un allenatore bravo e preparato, magari è stata condannata un po' dagli episodi in tante situazioni, ma credo che riusciranno a tirarsi su a proposito di classifica, questa quinta vittoria consecutiva cambia qualcosa nei piani del Vicenza? Mm, no, non finché non arriviamo ai 50 punti, credo che noi ora siamo a meno 7 da quello che è il nostro obiettivo, dobbiamo pensare alla parità di venerdì col Bologna e a prepararla già da domani, visto che giochiamo in anticipo, quindi da domani saremo già al lavoro per Bologna. Proprio quello che è Bologna potrebbe essere un test da crocevia per il Vicenza? <ride> sì, eh. È una partita importante, sarà una partita difficilissima perché comunque giochiamo in casa del Bologna che è una squadra insomma, è importante che sta lottando per la Serie A, ma prepareremo la nostra partita cercando di affrontarla nel migliore dei modi come facciamo tutte le settimane. Vedete come detto questa vittoria insomma, aiuta il Vicenza a volare in alto, quinta vittoria consecutiva, anche oggi avete rischiato poco, insomma, non ci sono punti negativi oggi. No, no, oggi è stata una sfida difficilissima perché giocavamo contro una squadra che comunque gioca bene a calcio e, e quindi fai sempre fatica contro formazioni del genere, lo sapevamo e volevamo essere, non volevamo sbagliare l'atteggiamento, penso che non l'abbiamo fatto, abbiamo provato a giocare il più possibile a pallone con una giusta mentalità, poi il gol è venuto e abbiamo continuato a difendere il risultato in maniera, diciamo, egregia, dietro sono comportati bene, ci siamo comportati tutti bene. In fase di non possesso siamo, siamo soddisfatti. Questi sono altri punti che mettiamo per il nostro obiettivo. Poi dopo vedremo. Avete dominato il primo tempo: il cattore non si è mai visto, ha solo difeso. Nel secondo tempo loro sono cresciuti. Si temeva che ci potessero fare male, ma avete, avete tranquillamente dominato questa gara? Sì, il primo tempo devo dire che potevamo trovare i gol in varie occasioni, ma siamo stati un po più sfortunati. Però, siamo rientrati nello spogliatoio consapevoli del fatto che dovevamo continuare così. E penso che nel secondo tempo loro sono un po' più cresciuti perché, comunque, i valori ce l'hanno e la loro posizione di classifica, non, secondo me, non, è, non rispecchia la, la rosa e il modo di giocare. E devo dire che siamo, stati, siamo contenti e, e siamo stati, siamo stati bravi a gestire la partita. Con questa vittoria si va a Bologna più tranquilli? No, non è questione di tranquillità, noi, noi giochiamo, giochiamo per vincere sempre, insomma il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, poi dopo ci sono volte che accade e volte che non accade. In questo momento stiamo riuscendo a, a rifare sul campo le, le cose che cerchiamo di fare nell'allenamento e, e ci sta andando bene. Ora andiamo a Bologna consapevoli di affrontare una grande squadra e cercando di fare la partita migliore che possiamo. Stefano Giacomelli, un gran gol, un gol che dai tre punti al Vicenza, una prestazione straordinaria da parte tua, insomma oggi penso tu sia soddisfatto della tua prestazione? Ma guarda, come nelle ultime settima settimane so sono soddisfatto. La differenza è che, è stata, è stata che ho fatto gol, che è stato un gol importante che abbiamo fatto. Uh, tre punti fondamentali perché poi la partita non si è messa, cioè noi abbiamo fatto il nostro gioco anche nel primo tempo, però era una partita difficile dove loro chiudevano in 11 ma quando avevano la palla giocavano anche bene, secondo me è una buona squadra, però l'importante era portare a casa i tre punti, sono son felice perché è venuto con un mio gol. Uh, continuiamo così e andiamo avanti. Un crotone che è ultimo in classifica solo sulla carta perché oggi ha fatto vedere insomma, di valere molto di più, quindi questa vittoria in prezzo G ancora di più, questo è dato di fatto. Sì, sì, come ho detto poco fa, non merita secondo me, ma come abbiamo detto tutta la settimana, non merita la classifica che ha, però il calcio è questo, eh, oggi sono stati puniti magari da, da un episodio, anche secondo me se comunque il Vicenza ha fatto, fatto una grande partita. Eh, non può finire sempre 3-0 anche con l'ultimo in classifica eh, l'importante era, era vincere anche 1-0 come abbiamo fatto soffrendo, eh, ci serve anche magari per le prossime partite 43 punti, quinta vittoria consecutiva dove può arrivare questo Vicenza? Ma guarda, noi come abbiamo sempre detto ne mancavano 10, ora ne mancano 7 alla salvezza, eh, cerchiamo di stare, eh, di stare sempre sul pezzo di allenarci sempre alla grande di, di fare il massimo durante la settimana poi eh, sappiamo che, se, che comunque quando giochiamo bene ce la, ce la possiamo giocare con tutti, poi il risultato secondo me viene con la prestazione. E magari altri tre arrivano a Bologna venerdì? Magari, eh, noi andiamo là con la consapevolezza di, di giocarcela con tutti come, come siamo andati oggi con il Crotone, faremo la nostra partita, loro faranno la loro, eh, chi vinca è il migliore. Thomas Mazzardini, tre punti importantissimi, la difesa delle vicinanza oggi ha rischiato niente praticamente, quindi insomma una vittoria meritata, peccato per quel secondo tempo dove avete forse dato qualcosa in più al Crotone. Beh, io credo che in questa striscia qua sia stata la partita più difficile, insomma da quando sono arrivato ho visto un Crotone battagliero insomma cercava anche di giocare la palla. È venuto per non farci giocare perché comunque sapeva, sapeva che noi siamo una squadra che insomma tende a giocare la palla, e mentre in sarebbe difficile, noi lo cerchiamo e loro hanno un po' così. Cercato di disinnescare le nostre forze, però è stata una grande prova di maturità soprattutto perché poi la squadra non si è mai disunita, è sempre stata attenta, è normale in qualche circostanza un po' a soffrire ma siamo venuti fuori bene ecco perciò credo che questa vittoria sia anche meritata. Infatti questa Vicenza continua a far vedere unità di gruppo e tanta voglia da parte di tutti, insomma è fondamentale questo? Sì, eh, credo che per ottenere questi risultati in fondo ci deve essere qualcosa e il nostro è proprio questo, questa cosa qua che ci unisce anche fuori dal campo. Chiunque scenda, scenda nel terreno di gioco dà sempre il meglio di sé chi gioca meno e chi ha la possibilità di, di fare più minuti, ma credo che insomma, anche oggi, eh, la volta scorsa è stato Petagna, oggi è Giacomelli, perciò credo che ci alternano giocatori, giornate positive e andiamo avanti così. Siamo tutti a parlare di salvezza, ma qui 43 punti e 5 vittorie consecutive dicono ben altro. Dicono che dobbiamo viverci questo momento, io credo che... Noi come professionisti, come calciatori sappiamo come gira il calcio, sappiamo come si fa presto a passare dalle stelle alle stalle ed è giusto che però i nostri tifosi sognino, insomma, anche perché noi andiamo in campo per vincere, stiamo bene e credo che fin da venerdì andiamo alla Bologna, ci giochiamo le nostre possibilità, sapendo e consapevoli di, di essere una squadra forte, una squadra che sicuramente metterà in difficoltà ancora altre squadre nel campionato.